Dica. Faccio io. Prima le donne. Prima le donne, sì. Il microfono, andiamo. Chiaro, risponto bene. Che dici? Mi ricollego a quest'ultima cosa che hai detto a proposito della scarsa attenzione che dai alla varietà tradizionale. Quindi che cosa pensi di questa deriva che invece ha Sky 1 che quasi ritorna a un varietà con Fiorello e una serie di programmi? Allora, anche qui però bisogna appunto, non vorrei fare la parte ipocrita. Però cerco di rispondere, cioè, anche perché vi racconto una cosa, come si fa a imparare, quando io faccio TV, guardo la TV, mi metto sempre dalla parte di chi la fa, cioè, faccio un po' come Trimonio, cioè, mi metto la parte del cellulare, faccio un po' così, o faccio come Dottor House. Cioè guardo esattamente cosa c'è, emerge, cioè non è che io sia più. No, è chiaro che Sky One è nata per un motivo molto semplice. Voi sapete che è possibile, non si può negare questo fatto, che è possibile che da fine luglio le TV generaliste non siano le TV, Rai 1, Rai e Mediaset, non siano più sul buco di Sky. E questo è una cosa molto importante. Una cosa fondamentale, cioè io qui purtroppo devo dire, faccio una volta una critica, cioè mi sembra che c'è l'unico forse qui che posso fare a Sky che non hanno capito, cioè non qui però metto l'imbarazzo perché poi non vorrei, non mi sembra, però è chiaro che stanno preparando in qualche modo, nell'eventualità che accada tutto ciò, occorre anche avere naturalmente delle offerte per quel pubblico che guarda che partito dalla TV generalista e poi scivolava come sempre accade, io me l'accorgo come uso Sky, parto anch'io naturalmente dal scenario competitivo della TV generalista, a parte appunto se non c'è qualche cosa che ho dimenticato delle TV, cioè devo dire che sono obbligato a guardare anche qualche volta certi meccanismi reali per essere aggiornato, però poi chiaramente poi scivolo sulle serialità, cioè me la vedo io, cioè quando ho tempo tranquillamente scappo lì e non se ne accorge più nessuno, cioè, e quindi è chiaro che loro stanno costruendo l'ipotesi di in qualche modo di tipo genere. Io ho un'altra idea, lo farei diversamente, però questo tocca a me farlo, eccetera. Però è chiaro che le scelte che tu chiami deriva, io secondo me non sarei così, cioè è una, sono prove tecniche di trasmissione, se nel caso, come tu sai, cioè, parlo con le gente, poi ci sono giornalisti, eccetera, nelle modalità in cui non ci sarebbero più giornalisti. Credo che si debba, io lo farei diversamente, io avrei idee, però. Ecco, mi sembra che sia questo, ecco, la cosa. Non è tanto una deriva, è una necessità che si dovrebbe fare però in un altro modo, secondo me. Ho fatto tanti complimenti, però su questa cosa ho. Cioè in un altro modo con un nuovo linguaggio? No, è diverso, te lo posso dire. Lo scopriremo. Però, domanda tu, forza. Abbiamo parlato di Sky, in cui voi siete dentro con RaiSat, anche lì la questione è sospesa per ora, no? Ma internet che ruolo gioca per Rai 4, visto che lei un mese fa annunciò che sarebbero andati in streaming Rai 4 e Rai Loop, ancora oggi non si è visto nulla. Hai ragione tu, anzi ti sono totalmente d'accordo con te, però purtroppo io non posso mica decidere, cioè mi hanno garantito di che sia andato. E anzi sicuro, mi ha detto ora che si va in streaming a partire appunto da fine aprile. Naturalmente questo potere, secondo me, non sono decisioni. Io credo che sia fondamentale questa cosa, da streaming, fondamentale. Fondamentale perché? Ma è molto semplice. Perché è la migliore promo che ci possa essere. Cioè, io con Enza,
Gentile, che lavora, come sapete bene, sulla promozione, sulla comunicazione, ed è una, anche lei, lavorato alla TV Generalista, ormai il nostro migliore, diciamo così, utilizzo è naturalmente il web, è inviare promo, inviare messaggi dove c'è, sono i consumatori. Alle 4, non avendo i soldi per fare quella pubblicità grandiosa e non avendo la RAI che ci lancia dei programmi, che non fa promozione incrociata, ok? Questa qua, capite che è stato siato, dove si dire poi a chi come fare il microfono, la facciamo perdere, eh? Tutta invidia, è tutta invidia, tutta, poi il discorso poi è misero, è invidioso, cioè invidioso. È chiaro che l'utilizzo il web è la migliore promozione. Se tu hai streaming, cioè quello che si chiama appunto la visione intermittiana è la cosa migliore, cioè, quindi è fondamentale. Quindi non accusarmi naturalmente, come al solito, di essere pedante, di essere.